Registro questo video perché voglio aiutarti a creare la tua presentazione per una sfilata di moda. E come lo farò? Lasciandoti 4 consigli ed un esempio. Iniziamo. Parlare in pubblico in genere fa paura. Se poi ci troviamo a farlo di fronte ad una platea di esperti in moda, beh, lo stress potrebbe un po' aumentare. In questo video io voglio condividere con te alcuni suggerimenti che ti permetteranno di ottenere l'attenzione delle persone presenti in sala e allo stesso tempo condividere con loro quelle due o tre idee chiave che vuoi trasmettere. E per far questo ho diviso il video in due parti. Nella prima parte del video ti suggerirò quattro idee per catturare l'attenzione del pubblico. E nella seconda parte del video invece ti porterò l'esempio di Alice Baha. Ok, non conosco il nome corretto, però è il ministro della cultura e della democrazia svedese, ex ministro, perché il mandato si è concluso a febbraio del 2019. Quindi, appoggiandoci su questi strumenti nella prima parte del video e vedendo l'esempio di questo ministro della cultura e democrazia svedese, tu potresti avere una traccia per creare il tuo discorso di presentazione per una sfilata di moda. Iniziamo dal punto 1, primo punto di questo video: come costruire un discorso per una presentazione nella sfilata di moda. Già ti ho anticipato che sono 4 passi, quindi iniziamo con il primo. Ciò che dovrai fare sarà scrivere il tuo discorso. Esatto, dovrai scrivere questo discorso, non potrai improvvisarlo. È importante che tu vada là ed abbia già chiaro ciò che andrai a dire, che tu abbia quindi un testo o registrato mentalmente o comunque sott'occhio in un foglio da poter comunicare a chi ti starà ascoltando. Perché comunque quando tu ti presenterai davanti a questa platea di esperti in moda, dovrai riuscire a coinvolgere, ad interessare queste persone. E chi gravita nel mondo della moda ha sempre voglia di novità, quindi non viene là per annoiarsi. E il tuo discorso deve fare un po' quello che fanno le sfilate di moda: cercare di sorprendere, cercare di incuriosire, cercare di stimolare queste persone. Per questo io costruirei un discorso basandomi su 3 passaggi. Al momento di scriverlo, la prima cosa che farei sarebbe creare un'introduzione simpatica, divertente, coinvolgente. La seconda cosa che farei sarebbe anticipare alcune linee relative al look che si andrà a vedere durante la giornata. E la terza ed ultima, ringraziare gli sponsor, ad esempio. Una cosa assolutamente importante di cui dovrai tener conto è il tempo. Il tempo di cui potrai disporre per la tua presentazione. Sapere questo ti aiuterà a scrivere. Tu non puoi creare una presentazione di una durata di mezz'ora se poi avrai a disposizione solamente 5 minuti. Quindi è importante sapere quanto tempo ti verrà assegnato per la tua presentazione. Se la prima cosa era scrivere il discorso, la seconda cosa da fare invece è prendere degli appunti, avere degli appunti. Io dico sempre, è meglio che un discorso riusciamo a memorizzarlo, è meglio tenerlo a mente, perché quando comunichiamo con le persone risultiamo più semplici e più naturali. Ciò non toglie che potremmo avere in tasca i nostri appunti. Perché potrebbe capitare che durante un discorso magari ci dimentichiamo qualche cosa e quindi abbiamo bisogno di dare un'occhiata a ciò che dovremmo dire, oppure perché dobbiamo fare riferimento a un determinato stilista, ricordarci delle cose piuttosto specifiche relative a lui, o perché dobbiamo presentare un tipo di tessuto, un tipo di prodotto, un tipo di look, no? E quindi potrebbe esserci d'aiuto avere una sorta di mini guida, mini appunto su quella tematica. E per fare questo, il mio consiglio è scrivere gli appunti usando un elenco puntato. Cosa significa? Che tu le voci principali le associerai a ciascun punto. La voce tessuto, scrivi qualche cosa sul tessuto, appunto, e poi vai a capo. Stilista, informazioni relative allo stilista, a capo, un elenco puntato.
Perché te lo consiglio? Perché nel momento in cui tu sei di fronte a tutte queste persone e ti senti tutta questa tensione, questo stress addosso, mettersi a leggere tra le righe ciò che tu avevi scritto potrebbe risultare piuttosto complicato. Mentre con l'elenco puntato ti basterà di abbassare un momento lo sguardo, dare un'occhiata alla linea che ti interessa e vedrà che ti tornerà tutto alla mente in un batter d'occhio. Terza cosa da fare è parlare. Lo so, tu adesso dirai: Riccardo, è normale che io debba parlare, sono là per questo. Esatto, però nel momento in cui tu ti metterai davanti al pubblico, sarai il primo, la prima ad entrare sul palcoscenico, vedrai che tra le persone ci sarà una certa convivialità, cioè tutti parleranno un po' con tutti, no? E quindi ti serve un momento per raccogliere l'attenzione su di te. Prima di giocarti la battuta d'apertura, assicurati di aver catturato tutta l'attenzione delle persone. E per farlo ti potrebbe bastare metterti sul palco, rimanere un po' in silenzio, sorridere, e tu vedrai che le persone, vedendo questa presenza là di fronte, cominceranno a domandarsi: ok, sta per iniziare, cosa avrà da dirmi? E questo ti permetterà di catturare l'attenzione. Naturalmente fallo con il sorriso, perché è un evento di moda, la gente è là per star bene, per divertirsi, quindi non ti serve rimproverare nessuno perché non hai la loro attenzione, la conquisterai nel tempo. Quindi tu esci, mettiti sul palco, mostra la tua presenza, sorridi e vedrai che appena si accorgeranno di te, abbasseranno la voce e sarà il tuo momento per esordire. Il mio consiglio poi nel momento di parlare è quello di mantenere un atteggiamento piacevole e rilassato, perché d'altronde è una sfilata di moda, la gente va là per star bene, per divertirsi, e quindi tu dovresti divertirti, perché poi se tu ti diverti con il pubblico, loro si divertiranno con te e sarà piacevole stare in loro compagnia. Quarta cosa da fare è vestiti. No, vestiti per il successo. Già di per sé l'abbigliamento trasmette moltissimo al pubblico, un modo di comunicare chi siamo, cosa sentiamo, cosa proviamo. Poi, in una sfilata di moda, la cosa viene accentuata. Quindi scegli l'abbigliamento più adatto alla giornata. Certo, in una sfilata di moda direi che l'abbigliamento è piuttosto libero, ognuno ha la libertà di esprimersi, perché poi in fondo è questo, no? Cioè, che vogliamo con la moda, esprimere la nostra personalità, quindi potresti dar largo spazio alla tua personalità, alla tua fantasia stilistica. Ciò non toglie che ci potrebbero essere delle caratteristiche standard di abbigliamento classico. Ad esempio, se tu decidessi di utilizzare un unico colore nel tuo abbigliamento e valorizzarlo con un dettaglio, ad esempio negli uomini una cravatta di seta oppure nelle donne un foulard di seta, saresti perfetto o perfetta. E per quanto riguarda le donne, potremmo tenere presente l'acconciatura, i capelli. E per farlo vi basterà raccoglierli in una coda. Questo favorisce il pubblico che da qualsiasi zona della sala riuscirà a vedere il vostro viso. E la seconda parte di questo video non è altro che il discorso di Alice Bau. Kunke. Ok, probabilmente non si dirà così, però ci ho provato. Che è stato il ministro della cultura e della democrazia svedese fino a febbraio 2019. Ciò che lei ha fatto il 1 febbraio del 2016 è stato il discorso di presentazione alla sfilata di moda della Stockholm Fashion Week. Ora, che io vi legga questo discorso secondo me non ha molto senso, che io ve lo legga a voi in video. Il mio consiglio invece è quello di cliccare qua in alto, c'è un link, vi manda all'articolo tradotto in italiano e vi invito a leggerlo, vi invito a leggere questo discorso, perché potreste utilizzarlo come traccia per il vostro intervento. Ciò che io invece voglio analizzare in questo video è il modo in cui lei ha strutturato il suo intervento. La prima cosa che ha fatto è stata ringraziare tutti per averla invitata a partecipare a questo evento. La seconda cosa che ha fatto invece è stata raccontare la sua storia personale, ovvero
una bambina di 7 anni che ha trovato un cappello rosso in un granaio e con questo cappello rosso è andata a scuola. E all'improvviso si è resa conto che lei era l'unica bambina ad indossare questo cappello. E se ne sono resi conto anche i ragazzi più grandi che hanno cominciato a prenderla in giro. Così lei è tornata a casa, l'ha detta alla madre e la madre le ha consigliato di togliere il cappello. Però lei ha risposto, no, non voglio che altri decidano per me come devo vestirmi. E a questo punto andiamo alla terza fase. Nella terza fase ciò che ha fatto è stato parlare della moda in Svezia, di come questa moda stia crescendo e si stia sviluppando. La quarta cosa che ha fatto è stata invece dimostrare come la moda svedese rappresenti anche un indotto per l'economia, non solo della sua nazione, ma anche dei paesi con cui questa collabora. E la quinta cosa che ha fatto è stata avvicinarsi di nuovo al finale, dimostrando come la moda sia assolutamente indispensabile per esprimere chi siamo e ciò che proviamo, e come un capo d'abbigliamento indossato possa farci provare una sensazione, uno stato d'animo differente rispetto all'altro. E poi conclude tornando di nuovo alla storia di lei, di una bambina di 7 anni con il cappello rosso, dimostrando come sia importante la moda per costruire la propria personalità. E il sesto punto, se ce lo vogliamo mettere, è una chiamata all'azione, un invito a dare inizio alla Stockholm Fashion Week. Quindi, queste sono le 6 fasi su cui il ministro della cultura e della democrazia svedese ha costruito tutto il suo discorso. Il mio invito è quello di cliccare sul link che ti lascio qua in alto per andare nella mia pagina web e guardare il discorso per intero, tutte le fasi, parola per parola. A questo punto cosa ti resta da fare? Lasciarmi un like ed in questo modo dirmi grazie Riccardo, questo video mi è stato di grande aiuto ed io sarò felice per aver contribuito al tuo successo come speaker per una sfilata di moda. Se poi vorrai condividere con me le tue opinioni o osservazioni relative a questo video, puoi utilizzare il box di commenti in basso. Per oggi è tutto, io ti ringrazio per essere stato qui o per essere stata qui e ci vediamo presto. Ciao!